breast milk science. It's a thing, and it's our thing. We're ByHeart. We're an infant formula company on a mission to get a lot closer to the most super, super food on the planet, breast milk. Our patented protein blend has more of the important and most abundant proteins found in breast milk. We're the first and only U.S.-made formula to use organic, grass-fed whole milk, not skim. We make our formula in our own factories in Iowa, Oregon, and Pennsylvania, using a small batch manufacturing process that works to preserve the integrity of our ingredients. We ran the largest clinical trial by a new infant formula company in 25 years and clinically proved benefits like easier digestion, less gas, and softer poops versus a leading infant formula. We were the first infant formula company to earn the Clean Label Project Purity Award. And while we've put a lot into ByHeart, there's a long list of things you won't see on our ingredient list, like no corn syrup, no maltodextrin, no GMO ingredients, no soy, no palm oil. ByHeart, a better formula for formula. Learn more at byheart.com. Stai ascoltando un messaggio registrato in diretta dal programma La Voce del Pastore, in onda su Parole di Vita. Allora, io vorrei iniziare da Luca, al capitolo 2. C'è un episodio che, specialmente ultimamente, mi ha sempre più, come posso dire, lasciato non perplesso, ma così con un punto interrogativo. E lo troviamo nei versetti 6 e 7, quindi Luca 2, 6 e 7. C'è questo episodio così strano che dice così la scrittura, dice: mentre erano là, si compì per lei il tempo del parto e lei diede alla luce il suo figlio primogenito. Lo fasciò e lo pose a giacere in una mangiatoia perché non c'era posto per loro nell'albergo. E quanti messaggi abbiamo sentito su questa parte, no? Questa cosa, l'umiltà, no? Del fatto che Gesù viene a nascere, diciamo, ed è messo subito in una mangiatoia invece di essere nei palazzi reali, non so, di venire con la pompa di un re, eccetera, eccetera. Ma lui viene messo in una mangiatoia. Ma sapete cos'è che mi colpisce molto? Mi colpisce molto l'ultima parte della frase. Ora la storia penso che la sappiamo tutti, comunque la ripetiamo. E ogni anno bisognava che andassero, diciamo, era abitudine andare a Gerusalemme per tutti, non solo questo, ma in questo caso c'era anche un censimento. E allora tutte le famiglie dovevano andare lì per registrarsi, per registrare la loro presenza nell'impero, perché Israele era sotto questo impero. E cosa succede? Succede che non era stato prenotato l'albergo, qualcuno si era dimenticato di prenotare l'albergo. Ora, fratelli miei, proviamo a pensare: lo stesso Dio che aveva parlato a Isaia 5 o 600 anni prima della venuta di Gesù, che aveva descritto lo Spirito Santo, che aveva descritto per mezzo dei suoi profeti in maniera così dettagliata la venuta di Cristo, il suo compito, i suoi miracoli, la sua morte, i dettagli della sua morte, il suo carattere, le sue manifestazioni, tutto quello che sarebbe stato il suo ministero terreno, è stato dipinto come un quadro perfetto, meglio di un quadro, una fotografia perfetta. Come mai Dio, sembra quasi che Dio ha mancato un tassello importante, così importante, si era dimenticato di preparare l'albergo per Gesù, per Maria, per Giuseppe? Provate a pensare questa cosa. Provate a pensare come, secondo la mente umana, manca un tassello, manca un pezzo, c'è qualcosa che manca in tutta questa storia. Se voi controllate, guardate tutta la genealogia che ha portato alla nascita di Gesù, è stata tutta una genealogia perfetta. In ogni parte della genealogia che viene descritta nella scrittura, nei Vangeli, sia da parte di padre che da parte di madre, perché noi vediamo due genealogie, sia da parte di padre putativo, Giuseppe, sia dalla parte di Maria. Quindi vediamo le genealogie, tutto così perfetto. Addirittura il Signore inserisce delle persone molto particolari, inserisce una moabita, inserisce una prostituta della città di Gerico, nella genealogia del Messia,
ci sono delle cose che hanno un significato talmente dettagliato e talmente perfetto. Come mai questo tassello che manca? Bene, io adesso le scriverò, adesso leggeremo ancora delle scritture, però vorrei già iniziare a dirvi una cosa, cari. Nel progetto di Dio, molti di noi a volte pensano di aver capito tutto. Pensiamo che abbiamo tutto sotto controllo, che Dio è sotto il nostro controllo, specialmente chi è in autorità come me, magari come pastore o come persone che hanno autorità anche dal punto di vista spirituale per guidare il gregge, per condurre il gregge. E abbiamo a volte l'atteggiamento come se noi sappiamo già quello che Dio farà, come si muoverà, quello che dirà, più o meno sappiamo già tutto. Ma qui sembra proprio che il Signore ci lascia, non so se vi ricordate le briciole che lasciavano quei due bambini nella favola per ritrovare il cammino. Sembra che il Signore ci lascia delle indicazioni di qualcosa molto, molto importante, della quale vorrei parlare questa sera. Mi piace vedere poi Maria. Maria in questo caso, in tutto questo caso, Maria non era una ragazza, una giovane donna distratta. Era una donna molto intelligente, prima di tutto, una donna molto coraggiosa ed era una donna che credeva nelle promesse di Dio. Credeva nelle promesse di Dio. Guardate cosa dice qui Luca 2,19, dopo la cosa dei pastori. Vi ricordate che i pastori videro che c'era questa luce sfolgorante e Maria, guardate cosa dice qui di Maria la scrittura, Luca 2,19. Maria serbava in sé tutte queste cose, meditandole in cuor suo. Guardate cosa faceva. Questa donna saggia, ora noi molto spesso nella Chiesa Evangelica, voi sapete com'è la situazione, non parliamo tantissimo di Maria, perché non perché non stimiamo questa donna di fede, questa donna straordinaria e meravigliosa, ma perché purtroppo questa figura straordinaria che la Bibbia ci propone è stata divinizzata, quasi fosse a capo degli ordini del cielo, no? Questo abominio che purtroppo spesso ascoltiamo. Ma non è così. Maria era una donna straordinaria, una donna che meditava su quello che Dio stava facendo. E non meditava come tante volte noi meditiamo, perché a volte noi meditiamo come se noi avessimo già il quadro della situazione totale. No, lei meditava dicendo: qui Dio è all'opera, io non capisco tutto quello che Dio sta facendo, ma capisco che Dio sta operando. E con Simeone e Anna, vi ricordate quando poi andarono più avanti, andarono a incontrare Simeone e Anna, quando il bambino, diciamo così, fu toccato, diciamo così, fu portato al Tempio. E guardate cosa dice Luca 2,51. Dopo che Gesù, vi ricordate che aveva avuto quella storia, che c'era stata quella storia che Gesù si era perso, eccetera, eccetera. Dice qua dice così la scrittura, dice: poi discese con loro e andò a Nazareth e stava loro sottomesso. Guardate cosa dice qui di Maria. Sua madre serbava tutte queste cose in cuor suo. Quindi prima abbiamo letto che Maria le meditava in cuor suo. Qui le serbava in cuor suo. Allora, attenzione, questo è molto importante. Questa donna, vorrei andare a fondo nel carattere di questa donna, perché noi abbiamo molto da imparare da quello che il Signore ci insegna attraverso la sua vita. Questa donna aveva creduto contro ogni speranza. Aveva ricevuto una parola da parte del Signore. L'angelo era apparso a lei, gli aveva detto che c'era un progetto sulla sua vita, che lei avrebbe partorito il Messia. E questa ragazzina, perché probabilmente era una ragazza molto giovane, non era ancora sposata, invece di dire: ma come faccio io che sono vergine ad avere un figlio, o come faccio, non sono sposata, qui appena qualcuno sa che io sono incinta mi uccideranno, perché così succedeva, la legge diceva questo, che se una donna rimaneva incinta fuori dal matrimonio doveva essere lapidata.
Quindi questo era quello che umanamente si sarebbe dovuto aspettare, ma no, lei agisce diversamente. Guardate cosa risponde in Luca, capitolo 1, versetto 28, 38, scusate. Guardate cosa dice Maria qui. Dice, Maria disse, ecco, io sono la serva del Signore. Luca 1, 38. Ecco, io sono la serva del Signore. Mi sia fatto secondo la tua parola. E l'angelo la lasciò o partì da lei. Vedete? Ecco, io sono la serva del Signore, mi sia fatto secondo la tua parola. Qui Maria dichiara la sua fiducia in Dio. Dice, Signore, io sono qua, non capisco tutto quello che stai facendo, ovviamente, ma eccomi disponibile, credo. E questo viene confermato, poi la sua fede viene confermata da Elisabetta. Vi ricordate quando Maria incinta va da Elisabetta, sua cugina? Anche Elisabetta era incinta di Giovanni Battista, quello che sarebbe poi stato Giovanni Battista. Appena Elisabetta vede, sente che la voce di Maria, il bimbo le salta in grembo e lei esclama una cosa straordinaria. Elisabetta, ripiena di Spirito Santo, dice una frase bellissima che si trova in Luca 1,45. È scritto così, beata è colei che ha creduto che quanto le è stato detto da parte del Signore avrà compimento. Vedete queste due cose. Ha creduto e meditava in cuor suo, tratteneva, serbava in cuor suo. Sembrava che le cose stessero andando in maniera strana, particolare. Non poteva immaginare, non poteva capire. Lei conosceva le scritture, probabilmente, le profezie, perché in Israele era molto conosciuta la storia che sarebbe venuta, di come sarebbe venuto il Messia. Ma, lei non poteva capire tutto. Non poteva capire tutto, ma serbava queste cose e aveva creduto. Questa è la cosa fondamentale. Maria aveva creduto. E sapete, oggi come oggi, ora veniamo un attimo a noi, poi andremo avanti. Quante volte, semplicemente perché Dio non opera come noi ci aspettiamo, semplicemente perché le cose vanno al contrario di quello che noi pensiamo debbano andare, quello che succede è che noi incominciamo a raffreddarci nella fede. Incominciamo a dire, e questo non è andato come mi aspettavo io, vuol dire che non ho capito, o il Signore si è sbagliato. No, sono io, diciamo così, sono io che ho capito male. La seconda volta, la terza volta, non capiamo, la quarta volta non capiamo. Cosa succede? Ma sai una cosa? Dio ci ha detto che avrebbe operato nella nostra vita. Dio ci ha detto che avrebbe fatto segni, prodigi e miracoli nella nostra vita, ma non ci ha mai detto che se prima noi non comprendiamo tutto, Lui sarebbe stato fermo. Lui ci ha chiamati a vivere per fede, a muoverci per fede, a dire, Signore, io non ho il quadro completo della situazione, ma mi fido di Te. Signore, io vedo che oggi la guarigione non è ancora arrivata, la guarigione che Ti ho chiesto e Tu mi hai detto di pregare per la guarigione. Ancora non la vedo con i miei occhi, ma sai che c'è, Signore? Io credo, anche se non vedo, credo. E anche se devo aspettare un giorno, credo. Anche se devo aspettare un mese, credo, rimango fermo. Serbo queste cose che Tu mi hai detto nel mio cuore, come ha fatto Maria. Sapete, ci sono delle parole che Dio mi ha dato, parole profetiche molto importanti per la mia vita. E si sono avverate in maniera meravigliosa, straordinaria. Perché quando impariamo ad ascoltare la voce del Signore, Dio ci parla e Lui ci dice quello che vuole per la nostra vita. Ma ci sono profezie anche che Dio mi ha dato, parole profetiche che mi sono arrivate anche in maniera molto nitida, molto chiara, che ancora sembrano distanti mille anni luce da quello che è la mia esperienza quotidiana. E io ho una scelta. Cosa guarderò con i miei occhi spirituali? Cosa permetterò al mio cuore di meditare? Cosa serberò nel mio cuore? Serberò quel dubbio di dire, vedi, non capisco, e chissà allora come parla il Signore. Se io non lo capisco, magari Lui non si sa spiegare, non lo so. Ma non è così. Io ho un compito.
rimanere fermo, piantato su quello che Dio mi ha detto, quello che Dio ci ha detto nella parola principalmente, ma anche quello che Dio ti dice nel cuore personalmente. Lavorare in quella direzione, fare quello che è nelle mie possibilità per realizzare il suo progetto, quello che lui mi ha fatto sapere, dispormi, fare come Maria che ha detto mi sia fatto secondo la tua parola, anche se non capisco, anche se i tempi sono diversi, anche se i modi sono diversi da quelli che io mi aspettavo, anche se non c'è posto per me nell'albergo e le cose non vanno come mi aspettavo e devo andare a poggiare mio figlio nella mangiatoia, anche se devo dormire in una stalla, anche se quello che pensavo che Dio avrebbe fatto non sta accadendo, io serberò nel mio cuore la tua parola e le tue promesse, Signore. Mediterò sulle tue promesse. E sapete, qualche tempo fa ho già parlato di questa cosa, ho letto questi versi e ho parlato di questa cosa proprio qui in questo programma. In Luca vorrei leggere Luca capitolo 11 versetti dal 34 al 36. La Bibbia ci spiega questa situazione, ci spiega come preservare il nostro cuore nei tempi dei perfetti ritardi di Dio, dei perfetti, come posso dire, vorrei quasi dire errori, ma Dio e errori non vanno insieme, è vero, perché lui non sbaglia mai, ma le cose che a noi sembrano errori. Guardate cosa dice qui Luca, Luca 11, 34, 36. La lampada del tuo corpo è l'occhio. Se l'occhio tuo è limpido, anche tutto il corpo è illuminato. Ma se è malvagio, anche il tuo corpo è nelle tenebre. Sta quindi attento che la luce che è in te non sia tenebre. Se dunque tutto il tuo corpo è illuminato senza avere alcuna parte tenebrosa, sarà tutto illuminato come quando la lampada ti illumina con il suo splendore. Beh, è meraviglioso questo passaggio. Ci sarebbe da parlare 2 ore su questa cosa, ma quello che voglio enfatizzare, prima di tutto, che la lampada di cui parla qui la scrittura non è una lampada che illumina davanti a noi, intorno a noi, che illumina quello che, diciamo, il nostro cammino in questo caso, o illumina la stanza dove ci troviamo. Qua dice la lampada del corpo, del tuo interiore, della tua vita interiore. La lampada, ciò che illumina la tua vita, il tuo corpo, il tuo essere, è l'occhio. E non sta parlando di parti anatomiche qui la scrittura. Qui sta parlando dell'occhio, quegli occhi che l'Apostolo Paolo dice che apre gli occhi del vostro cuore, sta parlando gli occhi del cuore, sta parlando l'attenzione del tuo cuore, come faceva Maria che serbava nel suo cuore, no? Cosa serbi nel tuo cuore? Dove sono poggiati i tuoi occhi? A cosa è attenta il tuo cuore, la tua attenzione? Dove è la tua attenzione? E poi ce lo dice, se il tuo occhio è limpido, cosa significa se il tuo occhio è limpido? Se il tuo occhio è puntato sulle cose pure, sulle cose vere, sulle cose che Dio ti ha detto, che Dio ci dice, quando l'occhio è puntato verso la luce, essendo che l'occhio spirituale, al contrario dell'occhio naturale, illumina l'interiore, il nostro occhio spirituale illumina il nostro cuore. Se io guardo la luce col mio occhio, cioè se il mio occhio è limpido, tutto il mio interiore è illuminato. Se io guardo le promesse di Dio, non mi faccio prendere in giro dai dettagli che non capisco, come se dai dettagli, come se Dio dovesse prima chiedermi il permesso per fare qualcosa, come se fosse lui al mio servizio invece di essere io al suo servizio. Se io mi blocco, questo non lo sta facendo il Signore, allora la mia vita interiore sarà tenebrosa. Dice, se la luce che è in te, guardati che la luce che è in te non sia tenebre. Come fa a illuminare, a essere una luce che fa tenebre? Certo, basta guardare la menzogna, la bugia, le cose che non vanno, guardare le apparenze negative della nostra vita. E subito, se io comincio a mettere attenzione sulle cose che non vanno, sapete quante volte mi capita a ritrovarmi che sto attento, sto pensando a cose che non sono buone, che non sono, ma non cose
peccaminose sto parlando, di cose magari che sono negative, che non sono in linea con la parola, ma appena me ne accorgo, subito cerco di rimettere immediatamente la mia mente, i miei occhi, il mio sguardo, la mia attenzione sulle cose di lassù. E Ebrei, salto un altro versetto che ancora io amo meravigliosamente, c'è straordinariamente questo versetto in Ebrei 12:2. Dovremmo avere questo versetto come slogan continuo della nostra vita. Dice così la scrittura: fissando lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta, per la gioia che gli era posta dinanzi, sopportò la croce, disprezzando l'infamia, e si è seduto alla destra del trono di Dio. Gloria a Dio. Cosa ci dice la scrittura? Dove dobbiamo fissare la nostra attenzione? Cosa faceva Maria quando vedeva che le cose non funzionavano? Quando vedeva i pericoli? Perché li vedeva, non era stupida. I pericoli del fatto di rimanere incinta senza essere sposata. Voi pensate che non ha immaginato cosa poteva succedere? Ma no, lei ha scelto: mi sia fatto secondo la tua parola. E oggi, fratello mio, sorella mia, se la tua vita sembra che stia andando dall'altra parte, totalmente dall'altra parte, come quella di Giuseppe, vi ricordate Giuseppe? Dopo poco tempo si ritrovò schiavo, aveva avuto questi sogni straordinari, Dio aveva dato lui dei sogni. I sogni di Giuseppe non erano sogni così, di un ragazzo che aveva la mente un po' particolare. Erano sogni dati da Dio, erano sogni profetici. Cosa succede, diciamo, all'indomani di questi sogni profetici? Si trova in un fosso, buttato dai suoi fratelli. Alcuni suoi fratelli volevano ucciderlo. Lo vendettero come schiavo. In poco tempo si trovò a essere schiavo in casa di Potifar. E poi, non solo, lui si mantenne retto e andò a finire in carcere. E per anni rimase in quel carcere. Sembrava che Dio si fosse dimenticato di lui. Sembrava che in quella fossa Dio si fosse dimenticato di lui. Sembrava che quando i suoi fratelli lo afferrarono, gli tolsero la veste dei molti colori, che Dio si era dimenticato di lui, che il progetto di Dio, che i sogni che Dio gli aveva dato erano diventati lontani, si erano dissipati. Ma era così la verità? No. E quando Maria vide che non c'era posto per loro nell'albergo, dice: ma come, Dio l'Onnipotente non mi ha neanche riservato il posto nell'albergo? Non ha pensato questo. Giuseppe ha pensato questo, secondo voi? Non lo sappiamo, non sappiamo. Ma una cosa sappiamo, che lui rimase un uomo di fede, lì anche nel carcere, perché continuava a avere rivelazioni da parte di Dio, continuava ad avere interpretazione dei sogni, continuava a coltivare una mente fresca, una mente spirituale, avere gli occhi su Yahweh, il suo Dio, il Dio di suo padre. E capite, cari, questo è una cosa straordinaria, straordinaria. Se noi manteniamo la fede nei momenti dove non comprendiamo, dove sembra, e ripeto, sembra che Dio si sia allontanato, che le cose vanno in una maniera diversa, fissiamo lo sguardo su Gesù. Il Signore, noi all'inizio dell'anno chiediamo al Signore che ci dia una guida, una parola, una frase, una guida, un qualcosa che ci guidi attraverso l'anno. E quest'anno, a gennaio, all'inizio del 23, è stata questa parola, focus, mettere, focalizzare. Ed è proprio questo versetto, è stato il verso guida all'inizio, fissando lo sguardo su Gesù, Ebrei 12:2. È quello che dobbiamo fare, è questo così importante per il ministero. Se tu sei un ministro, se sei un pastore, se sei un uomo di Dio, una donna di Dio, non permettere a nulla di scoraggiare, che ti scoraggi, che ti faccia sentire come distante dal centro del progetto di Dio, perché il progetto di Dio va molto al di là di quello che noi possiamo comprendere. E anche nei momenti in cui sembra, come Davide, sembra che doveva diventare re, Dio glielo aveva detto, Samuele era andato lì, l'aveva unto col corno d'olio, neanche con il vaso d'olio come Saul, l'aveva unto col corno d'olio, era qualcosa di particolare, lui era un re particolare voluto da Dio, un uomo secondo il cuore del Signore. Quell'uomo lì venne immediatamente provato da
un progetto che Dio stava mettendo in pratica in maniera molto diversa da quello che lui si aspettava. Ma l'appuntamento nella sala del trono non è stato cancellato da Dio. L'appuntamento con Giuseppe non è stato cancellato da Dio, l'appuntamento di diventare governatore dell'Egitto, di essere una persona in alta dignità. L'appuntamento con Maria, che Gesù sarebbe stato veramente il Messia e sarebbe morto per il popolo, sarebbe diventato il Messia di cui parla Isaia, di cui parlano tutti i profeti, che avrebbe regnato per l'eternità, non era stato cancellato. Soltanto perché noi non percepiamo i dettagli del progetto di Dio, non ci scoraggiamo, fratelli miei, non ci scoraggiamo. E voglio concludere con quel passaggio meraviglioso. Beh, veramente vorrei leggere due passaggi, farò molto in fretta perché già siamo quasi oltre la mezz'ora. E guardate cosa dice qui la scrittura in Colossesi 3, vorrei leggere tre versetti, ho dato semplicemente il primo ai fratelli che proietteranno, ma vorrei leggere tre versetti, i primi tre versetti, da Colossesi capitolo 3, versetto 1 al versetto 3, dice così: se dunque siete stati risuscitati con Cristo, cercate le cose di lassù, dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Pensate alle cose di lassù, non a quelle che sono sulla terra. Così dice la Diodati, pensate, la versione Diodati. Pensate alle cose di lassù, o aspirate alle cose di lassù, non a quelle che sono sulla terra, perché siete morti e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Alleluia, gloria a Dio. Bene, questo è meraviglioso, cari. Se siamo risuscitati, e siamo risuscitati in Cristo, se siamo cristiani, se siamo nati di nuovo, siamo risuscitati con Cristo. La vita di Cristo oggi è in noi. Dobbiamo pensare, cercare le cose di lassù, pensare alle cose che sono di eterne, vere, sicure. I dettagli, le cose che non comprendiamo, anche gli anni passati nell'attesa, cari miei, anni passati nell'attesa. Come dice Pietro, per fede e pazienza ereditano le promesse. Ci vuole pazienza, perché a volte i progetti di Dio sono talmente grandi e Dio si fida di te. Ti dice molto tempo prima quello che lui farà, magari dopo anni, te lo dice, te lo fa sapere. Però tu non lo vedi, non riesci a percepirne la realizzazione mentre lo stai facendo, mentre sta avvenendo. Ma cosa vuoi fare? Vuoi scoraggiarti e magari arrivare proprio lì dopo aver aspettato magari un mese, sei mesi, un anno, tre anni, 10 anni, aver aspettato, sei arrivato proprio lì a un momento dal realizzare quello che è il progetto di Dio. Pensate se Giuseppe avesse mollato il giorno prima che Faraone lo avesse chiamato ad andare nella sala del trono. Avrebbe detto, sai che c'è? Boh, basta, non ci credo più. Pensate cosa sarebbe successo. Non vogliamo fare così noi. Noi vogliamo rimanere con gli occhi fissi su Cristo. Se dunque siete stati risuscitati con Cristo, cercate le cose di lassù, dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Pensate alle cose di lassù. E mi piace molto come è scritto nella versione, nella The Passion Translation. E ve lo traduco. Il versetto 2 dice così: fate festa, ve lo dico a parole mie perché è in inglese, festeggiate con tutti i tesori del regno celeste e riempite i vostri pensieri con la realtà del cielo e non con le distrazioni del regno naturale. Ok? Questo è così importante, cari miei, così meraviglioso. E noi possiamo stare fissi con i nostri occhi, vedendo l'invisibile, come dice in Ebrei, capitolo 11, quando parla degli eroi della fede, come vedendo l'invisibile. Noi dobbiamo camminare vedendo l'invisibile. Dice, pastore, come faccio a vedere le cose che non si vedono? Hai la fede. Hai un'arma tremenda che è la tua fede. La fede, infatti, è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di cose che non si vedono. Allora, guardale le cose che non vedi. Dio ti ha promesso una cosa. Dio ti ha dato un sogno profetico
Dio ti ha detto che tu sarai in quella posizione e farai queste cose. Dio ti ha detto che ti darà grandi risorse economiche per finanziare la sua opera. Dio ti ha detto che magari ti darà un compagno, una compagna, un marito, una moglie. Non voglio confondere le parole, perché oggi per compagno si intende una persona con la quale non sei sposata e convivi. Noi non crediamo in queste cose, ovviamente, sono contrari alla scrittura. Dio ti ha detto che ti darà un marito o una moglie secondo il suo cuore. Cosa fai? Aspetti 6 mesi, 1 anno, 2 anni? Poi Dio sta mandando quella persona che ha preparato esattamente per te, per darti una persona straordinaria nella tua vita. A un certo punto perdi la fede, il primo che capita te lo prendi, la prima che capita te la prendi, sapendo che non è quella la donna o l'uomo che Dio ti ha dato. No, cari miei. Dobbiamo avere la mente alle cose di lassù, dobbiamo attendere fiduciosi alle cose di lassù, perché Dio non mente, e se tarda, come dice la scrittura, lui non tarda, ma se tarda, tarda secondo te, non lasciar perdere, aspettalo, stai fermo, ferma in fede. E se questa sera questa parola è arrivata nel tuo cuore, perché tu sei in una condizione nella quale hai preso la promessa di Dio e invece di fare come Maria, che la serbava nel suo cuore, l'hai messa un po' da parte, riprendila. Se l'hai messa nel cassettino, vai a riprenderla questa sera. Chiedi perdono al Signore, dico: Signore, perdonami, sto mancando di fede, ho mancato di fede. Spolvera quella promessa e ricomincia a meditare su quelle cose. Conservala nel tuo cuore. Prega per quelle cose, stai con Dio e lascia che Dio ti ispiri i tuoi sogni, ravvivi la tua fede, ravvivi quel sogno straordinario che ha messo nel tuo cuore. Sarai beato nel tuo operare in questo modo, sarai beato nell'attesa, sapendo che Dio è fedele e nessuna delle sue parole, come dice la Bibbia, è caduta a terra e cadrà a terra, perché Dio è fedele. Amen. Questo è quello che avevo nel cuore, quello che ho voluto condividere con voi questa sera. Pastore Cataldo. Grazie, ed è sempre una bella ispirazione. Sai, quando tu hai detto che non appena arrivò Maria e si mise a parlare, balzò nel grembo il bambino dalla voce che aveva sentito. Quando iniziamo questo ministero, io non avevo nessuno davanti. Parlavo a me stesso, come parlo sempre, insomma, era normale. Ma incominciai a sentire dall'altra parte persone che venivano battezzate nello Spirito Santo, che sentivano la presenza del Signore. Mi chiedevo: ma Signore, il Signore mi esercitava. E proprio questo verso mi parlò molto, me lo portò e mi disse: guarda, attraverso la voce, non appena senti la voce, dove si è collegati con lo Spirito Santo, nella voce corre come un filo di argento che porta l'unzione dall'altra parte, come dove ci sono due trasmittenti, ricevitore, e il Signore mi convinse così. E infatti che cosa succedeva? E quando mi chiamavano io pensavo che erano vicine, perché non ero esercitato a questo, e mi diceva che era stata battezzata nello Spirito Santo, che sentiva, io pensavo che era vicino. No, dice: no, io abito a San Paolo, nel Brasile. Ho detto: Signore, grazie. E così il Signore, attraverso quel verso, mi ha parlato, facendomi parlare ancora con più tranquillità, sapendo che il Signore opera segni, prodigi e miracoli dove arriva la sua parola, attraverso l'unzione che scorre nella voce che porta la parola, il Signore compie. E infatti noi stiamo vivendo di questo. Questo ci incoraggia molto, da sapere che proprio come al tempo degli apostoli, loro se ne andarono a predicare, il Signore accompagnava la parola con segni, prodigi e miracoli. E Dio fa proprio questo. Ed anche c'è l'altro fatto, che quando comunichiamo con una persona, questo può essere di incoraggiamento a tanti, per essere di aiuto, con chi pregare, con chi non pregare, perché se senti che c'è il filo
d'argento di comunicazione, allora vai tranquillo. Se invece non c'è il filo, bisogna stare attenti anche con chi preghiamo, perché potremmo portarci di ritorno delle negatività addosso attraverso l'altra voce che ci infetta nel portare avanti quello che il Signore ci ha dato. E così mi ha fatto venire in mente, Signore, quello quando tu leggevi la voce come porta l'unzione. Grazie, Dio ti benedica. Alla prossima, Dio piacendo. Pace. Pace, pace. Adesso abbiamo chi abbiamo. Vediamo cosa ci dice la regia. Se non è arrivato nessuno, prendiamo un pensiero che il Signore mi ha messo nel cuore, perché ci doveva essere un fratello. C'è Candelino. Ah, allora, fratello Candelino. Va bene, pensavo che non c'eri ancora, ci siamo, allora mi conservo quello che avevo. Prenditi la tua mezz'oretta tranquilla e andiamo avanti. Vai tranquillo, ti seguiamo. Gloria a Gesù. Pace a tutte. Dio benedica ciascuna di noi veramente nell'opera di Dio alla quale siamo stati chiamati. Io credo che è l'amore di Dio quello che ci lega alla sua grandezza, alla sua gloria, le sue meraviglie. Io vi saluto nell'amore del Signore e vi abbraccio veramente con amore in Gesù Cristo, il nostro Signore Salvatore, colui che ci ha amato, colui che ci ha liberati, colui che ci ha dato il suo sigillo per fare la sua volontà e per entrare nel regno dei cieli secondo le sue promesse. Ecco, dobbiamo veramente, realmente in questi tempi realizzare le promesse di Cristo Gesù, realizzare il suo amore e la sua grazia. E questo ci porta a identificarci in quello che Gesù disse: E da questo vi conosceranno che vi amate gli uni gli altri come io ho amato voi. Ebbene, questa sera io voglio parlare nella seconda lettera di Pietro, al primo capitolo, dal verso 3, le virtù cristiane. Ebbene, io credo che queste virtù cristiane oggi più che mai dobbiamo dimostrarle, dobbiamo renderle reali e dobbiamo applicarci alla parola e metterla in pratica, essere veritieri in tutto e per tutto, perché stiamo vivendo in un contesto umanitario, soprattutto anche sociale, e come anche in un contesto di chiesa, che è la testimonianza dell'Evangelo, la testimonianza di Cristo, è il popolo di Dio che viene chiamata ad essere la luce del mondo, il sale della terra. La Chiesa viene chiamata in prima linea per essere veramente dei testimoni. Ebbene, e dobbiamo applicarci alla parola. Queste virtù cristiane è importante che l'Apostolo Pietro ha voluto così descrivere di come queste qualità, che sono molto importanti e che noi dobbiamo portare avanti, dobbiamo identificarci in ciò che ci dichiariamo di essere, e in ciò che dobbiamo essere di fronte al mondo, ai popoli, di fronte all'unione pubblica, ai cittadini, vicino casa nostra, nella nostra famiglia, nelle nostre case, partendo già da lì. Ebbene, e questo ci porta a identificarci. Io credo che questa parola che stiamo per leggere ci dà una reale figura di ciò che realmente siamo chiamati ad essere. Bene, dal primo capitolo della seconda lettera di Pietro, dal versetto 3, leggiamo: la sua potenza divina ci ha donato tutto ciò che riguarda la vita e la pietà mediante la conoscenza di colui che ci ha chiamati con la propria gloria e virtù. Attraverso queste ci sono state
elargite le sue preziose e grandissime promesse, perché per mezzo di esse voi diventaste partecipe della natura divina dopo essere sfuggiti alla corruzione che è nel mondo a causa della concupiscenza. Voi, per questa stessa ragione, mettendoci da parte vostra ogni impegno, aggiungete alla vostra fede la virtù, alla conoscenza, all'autocontrollo, alla pazienza, la pietà, e alla pietà, l'affetto fraterno, e all'affetto fraterno l'amore. Perché se queste cose si trovano e abbondano in voi, non vi renderanno né pigri né sterili nella conoscenza del nostro Signore Gesù Cristo. Ma colui che non ha queste cose è cieco oppure miope, avendo dimenticato di essere stato purificato dei suoi vecchi peccati. Perciò, fratelli, impegnatevi sempre di più a rendere sicuri la vostra vocazione ed elezione, perché così facendo non inciamperete mai. In questo modo, infatti, vi sarà ampiamente concessa l'ingresso nel regno eterno del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Amen. È una bellissima parola che realmente noi incontriamo, ecco, abbiamo questa relazione con Dio, è una realtà che i credenti, ebbene, dobbiamo realmente far vivere tutte queste cose, e sono realmente, cioè, la nostra testimonianza di ciò che noi siamo in Cristo Gesù. Ebbene, come abbiamo letto, se noi non abbiamo queste virtù, non abbiamo noi queste parti spirituali che la parola ci chiede, l'apostolo Pietro no, ci dà queste indicazioni precise, queste figure reali di un credente rinato di nuovo, un credente che si dichiara di essere cambiato e trasformato dalla mano di Dio e che manifesta la luce di Cristo Gesù. Ebbene, se non ha questi pregi, queste qualità, non può dire che è un cristiano, non può dire che è uscito fuori dal peccato, da quei legami mondani e che è una creatura rinata di nuovo di acqua di spirito. Ebbene, queste qualità che l'apostolo Pietro ci dice che dobbiamo avere in quella natura, no, che noi dobbiamo avere, quella natura spirituale, di quei principi di essere sfuggiti alla corruzione. Ebbene, e purtroppo oggi si parla molto di corruzione. Si parla molto di iniquità, di peccati, perché intorno a noi vediamo che esistono molti omicidi, suicidi, molti legati alla droga, molti alla malavita, molti a queste cose mondane, alla religiosità, al paganesimo, alla magia, alle cose occulte, e sempre di più si radicano noi in questo senso. Ebbene, miei cari, il vero cristiano si identifica intorno a ciò che Gesù realmente ha fatto nella nostra vita. Amico caro, fratello, sorella, chiunque tu sia che stai ascoltando, noi dobbiamo realmente reagire in modo spirituale, reale, retti, avere questa figura che dobbiamo sfuggire a questa corruzione. Ebbene, il Signore ci parla di essere reali, veri, essere la luce, essere di testimonianza. Ebbene, perché gli occhi del mondo, come dice la parola, guardano, spiano il giusto, no? Per vedere se cade ancora.
fa qualcosa che secondo lui, quello che lui proclama, quello che lui testimonia, sia reale. Ebbene, io mi sono trovato in certi contesti di essere spiato e addirittura mi avevano accusato di cose che io non avevo fatto, e infatti era così. Ma il Signore è colui che mi ci dà di testimoniare della realtà della parola, dello Spirito Santo. Ci chiama, ecco, ad essere, a camminare nella rettitudine, alla luce, di essere dei veri testimoni, di pregare, di lodare il Signore, di innalzare, di predicare la parola e di insegnare la parola in un modo giusto, secondo lo Spirito. Ebbene, questo ci porta ad avere nella nostra vita un cammino di santità, che la nostra vita è bisogna guardare a Cristo, bisogna camminare, guardare al Padre da dove il Dio ci sta aspettando e ci ha preparato, è quella, come dire, il premio dei credenti, la vita eterna. Ebbene, miei cari nel Signore, io credo che tu puoi, io credo che tu ce la puoi fare. Se tu ti trovi in un contesto di difficoltà nella tua vita, anche se sei un credente, purtroppo le prove, le avversità, le malattie, le vicissitudini dei legami, le prove che tu vieni a incontrare, può la tua vita, il tuo spirito, la tua anima venire meno. Ma io ti dico che se tu guardi a Cristo, se tu invochi il suo nome, se tu ti aggrappi, e allora tu sei colui alla quale tu vieni condotto da un autocontrollo, qualcosa che ti aiuta a controllare la tua vita, ma quale? Se non quella parola che lo Spirito Santo ha messo in te e che tu puoi controllare attraverso lo Spirito. Quello che tu testimoni, quello che tu dici, quelle che tu parli. Ebbene, queste cose, come abbiamo letto, no, dal versetto 5, voi per queste stesse ragioni, mettendoci da parte vostra ogni impegno, cioè è un impegno, aggiunti alla vostra fede alla virtù la conoscenza, alla conoscenza l'autocontrollo, all'autocontrollo alla pazienza la pietà. Miei cari, sono cose preziose agli occhi di Dio e sono preziose a noi. Ebbene, noi vogliamo mettere in pratica, queste sono virtù dello spirito che noi abbiamo. Ebbene, via, lungi da noi l'ira, lungi da noi il bestemmiare, lungi da noi la malvagità, lungi da noi tutto ciò che può, ecco, ingannare, no, la nostra vita di fronte al nostro prossimo, ma dobbiamo essere realmente una vera testimonianza, essere luce, perché Cristo Gesù è colui che ci ha dato le sue virtù, il suo spirito, e noi siamo chiamati ad essere luce e a insegnare la verità, ad amare il nostro prossimo, pregare per loro, a interagire con loro, camminare con loro affinché la loro vita sia strappata via da questo mondo e che possano realmente ricevere la grazia di Dio, l'amore di Dio. E per queste cose, dice l'apostolo Pietro, ecco, tutte queste cose noi, perché il verso 8 dice, perché se queste cose si trovano e abbondano in voi, non vi renderanno né pigri né sterili nella conoscenza del nostro Signore Gesù Cristo. Bene, e questa è la realtà della vita quotidiana, è la realtà di vivere il regno di Dio con noi, è la realtà di continuare un cammino in Gesù Cristo, è la realtà di una vita reale, spirituale, che il Signore Gesù ci dà realmente una vita, quello che Lui vuole, di camminare e di guardare avanti, secondo lo Spirito. Ebbene, la parola è proprio questa, e se ci sono queste qualità in noi, ebbene, noi non siamo né sterili,
Ecco, renderemo né pigri né sterile la nostra vita, il nostro cammino, ma portiamo del frutto per la gloria di Dio. Ebbene, quando noi preghiamo, quando noi testimoniamo, quando noi facciamo delle cose per il regno di Dio, perché siamo chiamati a divulgare la parola, siamo chiamati, ecco, in questa vita terrena per proclamare l'Evangelo, predicare l'Evangelo. Ovunque siamo chiamati a pregare per il nostro prossimo, ad amare il nostro prossimo, a perdonare il nostro prossimo. Ecco, c'è un legame d'amore di Cristo Gesù in noi, è quel legame d'amore che noi dobbiamo avere per il nostro prossimo. E questo ci porta a condividere la grazia di Dio e a condividere quell'amore reale che vive in noi, perché possiamo portare del frutto per la gloria di Dio, ed un frutto permanente, dice la parola. E questa parola che l'Apostolo Pietro ci ha dato e che oggi noi ne usufruiamo, e di questo insegnamento, e che possiamo insegnare ad altri di queste virtù che Dio ci ha dato, ebbene, di una vera vita cambiata. Se tu vuoi, se tu hai, ecco, in questo incontro, è un incontro con Dio che tu farai, è un incontro spirituale, è un incontro con l'amore di Dio, con la grazia di Dio, di questo incontro eccellente, che queste qualità possono vivere anche in te, non solo in me, non solo nei miei conservi, dei pastori, ad una chiesa che vive al 100% in Cristo Gesù, e che manifesta la gloria di Dio, manifesta l'amore di Dio, che manifesta quella luce e che di vera testimonianza in questi ultimi tempi, ecco che la tua vita sarà una vita cambiata e trasformata da Cristo Gesù. È quella vita trasformata nelle mani di Dio. Perché lui è il vero trasformatore, è il vero Dio, il vero Signore e Salvatore della nostra vita e vuole essere anche della tua vita. E allora in quel modo tu non sei solo, tu non sei abbandonato, tu non vivi in quella solitudine mondana, no, di quella concupiscenza carnale, di quegli occhi carnali che sono stati accecati, ma viene tolto via dai tuoi occhi quel velo e c'è la luce di Cristo, quella luce che illumina il tuo cuore, illumina la tua mente. Ecco che lo Spirito Santo incomincia a fare un'opera nella tua vita. Lo Spirito Santo incomincia a lavorare il tuo cuore. Lo Spirito Santo incomincia ad avere nella tua vita quel rapporto perché tu glielo permetti allo Spirito Santo. È perché tu dici al Signore: Signore, fai di me un tuo servo, Signore, cambia la mia vita, Signore, riempimi del tuo spirito. E allora noi vedremo queste qualità, tu vedrai queste qualità, perché il seme di Dio, il seme della parola, il seme dello Spirito Santo è colui che incomincia a fare in te una vita nuova, una vita cambiata e trasformata, che non sarai più tu, ma tu vedrai la differenza. Tu vedrai che non è le tue capacità, non sono le tue capacità, non è quello che tu ti aspetti, la tua intelligenza, la tua sapienza, ma è l'amore di Dio che incomincia a prendere posto in te. Scusate, è l'amore di Dio che incomincia a lavorare il tuo cuore, perché Dio ti ama come ha amato me, come ha amato tante anime, fratelli o sorelle che hanno avuto con Dio un impatto vero, di un amore vero di Cristo Gesù nella loro vita, e possono testimoniare, possono dire che Gesù mi ha amato, mi ha cambiato, mi ha trasformato con il suo amore. Ebbene, continuano loro ad amare, continuano ad essere cambiate, ad amare la parola di Dio, a metterla in pratica, ecco, a fare di loro questa parola veramente qualcosa di eccezionale, perché
perché l'amore di Dio continua ancora in questi ultimi tempi. E mi è caro che la Chiesa, i credenti, i popoli possono dire, mi è caro, ecco, che Gesù veramente mi ha amato, mi ha cambiato. Io vi dico che in questi ultimi tempi è vero, ci sono molte realtà, molte cose che avvengono, e forse come mi hanno riferito tanta gente, ma se Dio esiste, se Dio fa quest'opera, perché il Dio non interviene, no? Coloro che fanno, che commerciano le anime, gli uomini, coloro che fanno un commercio anche della droga e dell'alcol, e che commerciano morte, seminano morte nel mondo, perché Dio non li ferma. Ebbene, ogni anima, ogni persona è stato messo in libero arbitrio di credere e di non credere, ma Dio lascia la fine, e io credo che l'amore di Dio, che se tu invochi il suo nome, se tu accetti Gesù nel tuo cuore, e se tu gridi a Lui, il Signore, la sua faccia, il suo cuore, il suo spirito, non si gira dall'altra parte, ma ascolta il tuo cuore, ascolta il tuo grido. Gesù è colui come l'ha fatto sulla croce, che disse, Padre, perdona loro che non sanno quel che fanno, e ancora oggi ascolta il tuo grido. Anche se tu hai commesso dei peccati, il sangue di Gesù ti purifica da ogni peccato, per tirarti fuori da quella schiavitù, per tirarti fuori da quei legami peccaminosi, di iniquità, di peccati che ancora tu stai commettendo e che ti stai sempre di più legando, no? Cioè entrando in quei rapporti mondani di iniquità, ma il Signore vuol tirarti fuori per darti quelle virtù, quelle qualità che abbiamo letto. Io credo in questo, io credo nell'amore di Dio, io credo che la tua vita sarà cambiata anche in un batter d'occhio, in uno schioccar di dita, perché lo Spirito Santo conosce il tuo cuore. Il Signore viene in aiuto alla tua persona, viene in aiuto a te perché vuole salvarti, vuole liberarti, vuole darti queste virtù cristiane, vuole darti queste virtù dello spirito, perché tu non sarai più solo, tu non sarai più sola, tu non vivrai più nelle tue angherie, nei tuoi pensieri vani, oppresse, perché molte anime vivono nell'oppressione e vivono con la loro mente, ecco, legate ai psicofarmaci, perché non riescono più a pensare e sono legati e vanno a destra e a sinistra, ospedali, escono da una parte, entrano dall'altra. Ecco, e non gridano a Cristo Gesù, non gridano a Dio. Ma se tu ascolti la parola, se tu preghi e ti rivolgi al Signore con un vero cuore, apri il tuo cuore a Gesù, apri il tuo cuore a Gesù, e tu vedrai la mano di Dio, tu vedrai la gloria di Dio, tu vedrai ciò che il Signore vuol fare nella tua vita, e ciò che Dio ha promesso, mie care, è per te, perché il Signore ti ama, il Signore è colui che vuole cambiare la tua vita, vuol tirarti fuori da quella situazione, e che Dio veramente possa benedirti, possa cambiarti. Ebbene, ancora voglio leggere nella lettera ai Galati, capitolo 5, il versetto 22 e 23. Qui dice e leggiamo: i frutti dello spirito invece è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. Contro queste cose non c'è legge. Quelli che sono di Cristo hanno crocifisso la carne con le sue passioni e i suoi desideri. Alleluia, gloria a Dio. Amico caro, fratello caro,
Queste sono le virtù che Cristo Gesù ci dice di avere. Ebbene, è la parola di Dio. Qui l'Apostolo Paolo ai Galati ha fatto conoscere quali sono i frutti dello Spirito. La carne non può avere questi frutti, perché vediamo che la malvagità del mondo non fa altro che verificare tutta un'altra cosa, è una parte carnale. Ma come vuoi vivere? Vuoi vivere con la legge o senza legge? Abbiamo letto qui l'Apostolo Paolo dice per quelli che sono in Cristo Gesù. Non c'è legge perché hanno crocifisso la carne al peccato. Hanno crocifisso perché Gesù è colui che l'ha portato sul suo corpo le nostre infermità, i nostri dolori, il nostro peccato. Se l'ha caricato Gesù. E oggi il credente, colui che crede in Gesù, ha crocifisso la carne. Con le sue passioni e i suoi desideri. Quindi sono quelle cose perché sono in Cristo Gesù. Tu ce la puoi fare e far vivere nella tua vita i frutti dello Spirito che ti guidano, ti benedicono, i frutti dello Spirito che ti danno realmente quella pace, quella gioia, quell'amore e di andare avanti nella grazia di Dio. Ma tu forse dici che è difficile. Io ti dico che non è difficile. Io ti dico che se tu credi in Gesù e tu invochi il suo nome, Gesù questa sera ti darà dimostrazione che il tuo cuore sarà cambiato, il tuo cuore sarà trasformato. Tu sentirai una gioia in te. Tu sentirai come lo Spirito Santo mette il suo spirito, queste virtù nel tuo cuore, nella tua mente, e la tua vita incomincia a avere un cambiamento, una trasformazione, perché non sarai più tu, non sarai più solo, non sarai più con la mente nel dubbio, non sarai più con la tua mente nelle tenebre, nelle cose di questo mondo, nei pensieri vani, no? Che a volte la mente, quando uno riceve delle risposte negative, va via con la mente, non riesce più a pensare e si domanda, ma la mia vita continua a vivere o la finisco qua? Ebbene, io ti dico che questa sera tu puoi fare un'esperienza con Dio, questa sera tu puoi ricevere dallo Spirito Santo queste virtù. E tu, chiunque tu sia un credente o no, perché il Signore conosce il tuo cuore, il Signore non ti abbandona, il Signore non ti lascia in balia a ciò che tu hai avuto, hai ricevuto delle risposte negative di una malattia, di un'infermità, di qualche tumore, cancro, qualunque cosa, o una brutta risposta, no? Che hai perso un figlio, hai perso qualcuno di molto caro. E io ti dico, prendi forza in Gesù. Io ti dico, questa è la parola di Dio. Io ti dico, credi in Gesù. Io ti dico e ti invito a invocare il nome del Signore. Ti invito a prendere questa parola e farla tua. A prendere questa parola e dire, Signore, io ho bisogno di te. Io ho bisogno di realizzare la tua persona nella mia vita. Io ho bisogno di realizzare il tuo spirito nella mia vita, nella mia mente, nel mio cuore, nel mio spirito. E con il tuo spirito che possiamo camminare insieme e gridare Abba Padre. Ebbene, è proprio questo. Ebbene, la parte migliore, la parte più cara, più profondo, è quello che Gesù ha già fatto un'opera al tuo posto. Quello che Gesù ha preparato la via, ha preparato il tuo cuore, ha preparato la tua mente. Basta solo che tu lo voglia, basta solo che tu apri il tuo cuore, basta solo che tu dici, Signore, io sono qui, aspetto la tua risposta. Aspetto il tuo tocco, aspetto il tuo amore, il Signore, il tuo perdono, affinché io possa realizzare realmente
i frutti dello Spirito. È quello che l'Apostolo Pietro mi ha parlato in questa parola, è ciò che l'Apostolo Paolo mi ha prescritto, e queste parole sono benedette perché lo Spirito Santo ci vuole ammaestrare, ci vuole, ecco, come dire, dissetarci e quella fame della parola. Alleluia, quella fame della parola. Dobbiamo andare a Cristo, dobbiamo andare a leggere la parola, pregare Gesù, piegare le nostre ginocchia. Non basta, miei cari, a volte ascoltare una predica, non basta quando noi andiamo a casa e dobbiamo dire: Signore, voglio realizzare quello che il pastore ha detto, voglio realizzare la tua parola nella mia vita, voglio realizzare le tue virtù, voglio realizzare, Signore, il tuo amore e la tua grazia. Signore, non voglio essere solo religioso, ma voglio essere praticante della parola. Voglio aprire la mia mente, il mio cuore. Alleluia. Il Dio è grande e meraviglioso, amico mio, amica mia, fratello caro. Oh, non stare lì, non ti fermare, ma continua a aver fede, continua a benedire il Signore, continua a cercare la faccia di Dio, continua. Perché il Signore è colui che ti ama, il Signore è colui che sta ascoltando il tuo cuore. Tu ti sei trovato e stai forse nelle difficoltà, tu stai cercando aiuto. Alleluia. Ebbene, io ti invito questa sera, ti invito a cercare la faccia di Dio, ti invito a invocare il nome del Signore Gesù Cristo, perché solo Gesù salva, miei cari. Oh, non esistono altri nomi. Gesù è il nome al di sopra di ogni nome. Gesù è il Signore, il Salvatore. Crediti questo? Questa sera io ti invito ad accettarlo. Questa sera ti invito a fare, ecco, un patto con Dio, a cercare la sua faccia e dire: Signore, entra nella mia vita. Signore, io ti accetto come Signore e Salvatore nella mia vita. Perdoni i miei peccati. Lavami col tuo sangue, fammi un tuo figliuolo. Signore, grazie, perché tu, Signore, mi riempi di spirito, del tuo spirito, e mi rivesti della tua santità. Signore, voglio camminare in novità di vita e voglio ricevere queste virtù. Grazie, oh Padre, ti diamo la lode e la gloria. Sì, oh Padre Santo, nel nome di Gesù. Signore, io benedico quelle anime che hanno ascoltato, quelle anime che hanno accettato te come Signore e Salvatore nella loro vita. Continua a benedirle, continua, Signore, a fortificarle, continua a manifestare la tua grazia e il tuo amore. E ti diamo la lode e la gloria. Laddove, Signore, c'è bisogno di guarigione, guarisci. Dove c'è bisogno di salvezza, salve, oh Signore. Laddove c'è bisogno, Signore, di una trasformazione, di un cambiamento, fallo. Per amore del tuo nome, Gesù. Amen. 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 Alleluia. Amen. Grazie, Fratello, grazie, Dio, grazie Franco, grazie Pastore. Dio ti benedica. Alla prossima, Dio piacendo. Alleluia. Amen. Pace. Gloria a Dio. Adesso pace vedo... del Signore. Pace. Un abbraccio a tutti. Pace, pace. Adesso vedo il fratello, il pastore Giosuè. Giosuè, mi senti? Alleluia. Benedizioni a tutti. Vai avanti tranquillo, no. Ti seguiamo. Prenditi lo spazio che hai bisogno e proseguiamo. Amen. Vorrei andare subito alla parola. Oggi vorrei parlarti di quello che un giorno il Signore mi ha parlato. Vorrei condividerlo con te. Penso che sarà di molta edificazione al corpo di Cristo. Oggi Dio ti darà delle risposte, oggi Dio ti parlerà, perché così come è qua con me, è lì con te. Quindi vorrei andare alla parola di Dio, in Numeri 25, del 6 al 12. E ecco che uno dei figlioli di Israele venne e condusse ai suoi fratelli una donna madianita, sotto gli occhi di Mosè e tutta la raguna dei figlioli di Israele.
E mentre essi stavano piangendo all'ingresso della tenda di convegno, il quale cosa, avendo venduto Fines, figliolo di Eleazar, figliolo di sacerdote Arone, si alzò in mezzo alla laguna dei pigliò una lancia e andò dietro a quei uomini di Israele nella sua tenda e le trafice. Avedunque l'uomo di Israele alla donna nel vasso ventre, e flagellò e cessò tra i figlioli di Israele, di quello che flagellò morirono 24.000 persone. E l'Eterno parlò a Mosè dicendo: Finneas, figliolo di Eleazar, figliolo del sacerdote Arone, ha rimosso la ira mia dal figliolo di Israele, perché egli stavano animato nel mio zelo in mezzo a essi, e io nella mia indignazione non ho sterminato il figliolo di Israele, perciò dilli che ho fermo con lui patto di pace. Per raccontarti un po' la storia di quello che stava succedendo in Israele, Dio aveva parlato con il popolo di Israele e gli aveva detto di non guardare le Madianite. Ma come sempre, quando leggiamo la parola di Dio, quello che Dio diceva, il popolo di Israele sempre, sempre faceva il contrario. È come dirle: vai, vai dalle Madianite. E cosa succedeva? Perché Dio non voleva che loro si avvicinassero alle Madianite? Allora il popolo Israele che adorava Dio, che lodava Dio, ha disubbidito e è andato con le Madianite. E quello che le Madianite facevano, quello che le Madianite stavano facendo con i figli di Israele, era dirle: la tua lode, la tua adorazione che è per il re di re, la tua offerta che è per il re di re, lo devi dare a Baal. C'era un Baal, però questo Baal era un Baal peor. Voglio un po' raccontarti dove voglio arrivare. Quindi, tutto il popolo di Israele, Dio si è ingelosito, perché Dio è un Dio geloso. Dio è un Dio che ci ama, ma anche quando tu non le dai la importanza o il posto che lui merita, lui è geloso. Quindi il popolo di Israele stava adorando non a Dio, se no a Baal peor. E questo fa ingelosire a Dio, questo fa arrabbiare. E le dice: Mosè, prendi tutti i tuoi capi, e ammazza a tutti quelli che stanno adorando a Baal. 24.000 uomini morti la mattina, mentre tutti stanno piangendo. Entra un uomo con una donna. La parola di Dio che entra un uomo, non che entra nel luogo dove c'erano gli uomini di Israele, c'era Mosè davanti a Mosè. Questo lo ha visto Fitness. Quindi, cosa ha fatto? Cosa è che ti voglio parlare oggi? Oggi ti voglio parlare del messaggio dei tre silenzi. Il messaggio di questa parte io le ho messo il messaggio dell'incoprimento. Tante volte, quando noi notiamo qualcosa o notate qualcosa, ma perché che la gente non viene in chiesa? Perché che la gente non sta andando in chiesa? E si vede che manca qualcosa, e qualcosa sta succedendo. E tante volte le persone sanno cosa stanno succedendo, tante volte i fratelli, le sorelle sanno cosa sta succedendo, ma tante volte caricano quel peso lì. Più sia il tuo amico, più sia la tua amica, più sia hai qualcosa che tu, e non vuoi essere quello che vai a parlare male di lui,
Quindi cominci a caricarti un peso, e Dio ti vuole fare libero di quel peso in questa notte. Quindi tante volte, per non, per stare zitti, per non essere quello che parla, tante volte, tante persone rimangono ferite, danneggiati e tante volte morte. Quindi il Signore avverte al popolo di Israele, avete cura di non guardare le Madianite, avete cura di non vederle. Cosa ha fatto arrabbiare a Dio? Che Dio, il peccato che si tollera diventa una epidemia, una pandemia. Perché tutto il peccato che si tollera si contagia. Quindi, quando ha visto fitness, ha preso una lancia in mano. La parola di Dio ci racconta che un uomo di Israele, arrivato con una madianita, e sono andati subito in tenda. E questo ha fatto arrabbiare a Dio. Quando guardiamo questo e vediamo che il peccato c'era davanti al popolo di Israele, ormai aveva passato il limite. Però non è tanto il peccato, ma quando non lo confessi, Dio è fedele e giusto per perdonare i peccati. Ma quello che non confessiamo al Signore, come Dio può perdonare un peccato che è nascosto? E voi direte, ma dove era Mosè, che non sapeva niente? Ma dove era Mosè? Perché non ha fatto qualcosa Mosè? Per evitare che gli uomini vanno alle Madianite. Cosa ha fatto Mosè? Semplice. No, no, a volte gli ultimi in sapere le cose nella chiesa sono i pastori. Gli ultimi in sapere le cose sono i leader. E non è una cosa strana, ma a volte funziona così. Lo sanno tutti, tranne il pastore, tranne il leader. E quindi questo ha fatto arrabbiare. E ha preso la lancia in mano e ha trapassato quelle due. Quindi il peccato che è l'unico peccato che Dio non può perdonare, non si confessa. L'unica cosa che Dio voleva era che gli uomini si pentessero del loro peccato, che confessassero il suo peccato. Mosè non sapeva niente. Quando succede algo, qualcosa che tu sai del tuo amico, della tua amica, io preferisco raccontarlo, confrontarlo davanti a lui. Magari lui se la prenderà. Ma se io dopo lo guardo che allegro, è contento, è felice, che è stato rialzato ancora, se le è stata data un'opportunità, anche se quella persona non mi vorrà per un tempo, io so che il Signore metterà in pace il cuore per ancora avvicinarci con l'amicizia. E quando noi vediamo queste cose qua, tante volte per non dire niente, so che lo so, ma non voglio essere io a parlare male di lui. Non devi essere tu a caricare nella tua coscienza le cose degli altri. Vai dall'uomo che Dio ha messo davanti a te. Vai dal tuo pastore che Dio le darà la sapienza. La correzione giusta, le parole giuste per innalzare ancora quell'uomo o donna. Ma dobbiamo curarci uno tra gli altri. Per la nostra salvezza e per la nostra liberazione. Ogni giorno. Quello che Dio si è arrabbiato perché nessuno confessava il loro peccato. Vivevano normale la vita
come se non fosse niente, come se Dio non esistesse. La unica cosa che Dio voleva è che qualcuno si innalzasse nel popolo per dire questo non va bene, questo sta male. Quindi, in proverbio dice, è meglio un amico che ti confronta davanti che un nemico che ti bacia. Io voglio gli amici che mi confrontano, gli amici che mi dicono, no, guarda che non stai bene, guarda io ti voglio tanto bene, ma io sento che in questa area della tua vita tu devi migliorare. Sento che in questa area il diavolo può prendere la forza nella tua vita. Preghiamo insieme, lottiamo insieme, ma non quelli che ti baciano davanti e dopo parlano dietro di te. Vogliamo quegli amici che ci confrontano, quelli che ci difendono in pubblico, quelli che quando vengono a dirti, sai che il fratello o la sorella no, tu difendili, ma confrontali davanti, di fronte a lui, da solo, e difendelo sempre davanti agli altri. Perché Dio, non siamo giudici in questa terra per giudicare a nessuno. Siamo stati messi con un proposito, è di salvare il peccatore. E parlerò un po' più avanti di questo. Tu devi sapere che Dio aspettava qualcuno che facesse qualcosa. Dio stava aspettando qualcuno che dicesse questo deve finire qua. Quante volte sappiamo cose della sorella, del fratello, e noi non diciamo niente perché non vogliamo essere quelli che parlano. Ma se un giorno li vedrai bene, non sarai felice di vederli bene. Quindi Dio stava aspettando qualcosa, che qualcuno facesse qualcosa. Il zelo di Dio. Soltanto dobbiamo avere cura che il nostro zelo non sia un zelo come i mondani, come le persone di fuori. E una cosa ho compreso di questo, che Dio aspetta che noi facciamo qualcosa. Quindi in questa sera, in questa ora, Dio ti sta mostrando che tu stai caricando qualcosa che non devi caricare. Magari sei lì con il pensiero che io lo so e non so che chi dirlo. Non voglio essere quello che racconta le cose, ma Dio gli darà l'altezza, la sapienza al tuo pastore, al tuo leader che ha messo lui davanti a te. Quindi la seconda cosa che ti vorrei parlare è scritto in Prima di Samuele, versetto 19. In Prima di Samuele, versetto 19, 1 e 2. Saul parlò a Jonathan, il suo figliolo, e a tutti i suoi servi di far morire a Davide. Ma Jonathan, figliolo di Saul, che voleva gran bene a Davide, informò a Davide della cosa e gli disse, Saul, mio padre, cerca di farti morire. Or dunque, ti prego, sta in guardia. Domani mattina mettiti in un luogo segreto e nasconditi. Il secondo messaggio che ti vorrei parlare è il messaggio della no advertenza. È il messaggio, è il silenzio provocato, magari maggiormente del zelo, il silenzio provocato dalla invidia, che ha di te, non è che ti attaccano, non è che ti confrontano, ma quando guardano che la spada viene dietro alle tue spalle, non ti coprono. Non è che io parlo male di te,
ma quando vedo venire il pericolo non ti avverto. È il messaggio che quando io sto aspettando che tu cada, perché quando tu andrai per terra, alla fine il tuo posto sarà mio. E non ti difendo, ma non ti copro. Perché? Quante volte, quanti sono caduti? Quanti fedeli, quanti coraggiosi sono caduti? Perché non hanno avuto nessuno che li copra. Non hanno avuto nessuno che gli dica: fratello, io ti curo la spada. Fratello, io ti voglio benedire. Fratello, io camminerò con te. Quindi quando noi vediamo questo, però lo Spirito di Dio sta tornando nelle chiese. Lo Spirito di Dio sta tornando in Italia. E tutta quella gelosia, tutta quella invidia si rompe nel nome di Gesù. E che possa avere pace, possiamo prenderci cura l'uno dell'altro. E possiamo vedere la gloria di Dio manifestata nella nostra vita. Qua è successo qualcosa di straordinario tra Davide e Jonathan. Quanti servi di Dio sono caduti? Quanti? Ma noi siamo la generazione che copriremo a quell'unto di Dio. Noi siamo la generazione che innalzerà il che è caduto. Noi siamo la generazione che non giudicherà nessuno, se no che siamo per benedire questa nazione, siamo per benedire i nostri fratelli, siamo per benedire a chiunque persone conosciamo o non conosciamo. Siamo la generazione che innalzerà il nome di Gesù su questa nazione. Quando Jonathan gli dice a Davide: mio padre cerca di ucciderti. Guardate che a quello che interessava di più che Davide morisse non era neanche Saul, perché Saul era il re già. Ma dopo di Saul, chi doveva regnare era Jonathan. A quello che interessava di più che Davide morisse era il figlio del re. Ma qualcosa è successo qua. Qualcosa dello spirito si è mosso qua. E tutta quella invidia, tutta quella gelosia è sparita e ha avuto un patto, ha avuto qualcosa di celeste, qualcosa di Spirito Santo qua. Che questo uomo ha compreso che Davide era il nuovo unto di Dio e ha saputo rispettare la unzione del servo di Dio. Quanta invidia e quanta gelosia può avere tra fratelli? E giudichiamo e alziamo la mano uno tra l'altro. No, dobbiamo essere quella generazione di Davide. Quella generazione che innalza a quel 300 valerosi. Siamo quella generazione. E quando vediamo il pericolo, aiutiamo al fratello, aiutiamo la sorella. Quella generazione è riempita dallo spirito, senza avere gelosia da nessuno. Io ti voglio dire che quello che Dio ti ha dato, con quello che Dio ti ha dato sei, usalo. Con quello che Dio ti ha dato, mettelo nella perfezione. Con quello che Dio ti ha dato, tu sei importante. Quel talento che Dio ti ha dato, non guardare il talento dell'altro, non guardare quello che l'altro fa. Usa quello che Dio ti ha dato, perché quello che Dio ti ha dato è potente nelle tue mani. Metti la tua vita davanti a Dio. Che lui possa usarti di una maniera che tu non hai mai visto finora. Tu sei quella generazione. Tu sei quella generazione che cambierà il mondo. Tu sei quella generazione che romperà
legami di oppressione. Qualcosa è successo qua. Qualcosa di straordinario è successo. Quello che le interessava di più, perché lui doveva essere il prossimo re, era Jonathan. Jonathan gli dice a Davide: Davide, mio padre ti vuole ammazzare. Quindi nasconditi, tieniti al sicuro. Però Davide non le crede. Un po' incredulo Davide le disse: Jonathan, se tu vieni a persuadirmi con le tue parole, perché per portarmi dal tuo padre è meglio prendi la tua spada e ammazzami tu qua. Davide è un po' incredulo, ma Jonathan le dice: no Davide, se mio padre volesse ucciderti, non te lo direi io. Se mio padre volesse farti del male, io ti dirò. Perché io credo in te, Davide. Così come Dio crede in te. Così come Dio ha creduto in te. Tu sei un cambiamondo. Sei un trasformatore. Sei un uomo, sei una donna di Dio che Dio vuole usare in questa generazione, in questi tempi. Dio vuole innalzarti. Non essere come Saulo, che cerca di uccidere ai uomini unti da Dio, che cercano di uccidere a quelli che si stanno innalzando. Io ti voglio dire, se tu innalzi a uno, Dio ti innalzerà ancora di più. Se tu rialzi a qualcuno, Dio ti rialzerà ancora di più. Se tu fai qualcosa, Dio farà qualcosa per te. Perché questo è lo spirito. Non giudicare a quelli che non sai perché. Lo spirito di Dio ritorna nel nostro cuore. E non siamo messi qua per giudicare nessuno, ma per innalzare a quelli che stanno cadendo. La cosa più grande che è successa tra Davide e Jonathan è l'amicizia, il patto che loro hanno fatto. Una delle cose più grandi che io posso darle a qualsiasi persona non è di apostolo, non è di profeta, non è di evangelista, non è di pastore, è di amico. Per quello Gesù ha detto: non sarete più miei servi, sarete miei amici. Perché i servi non sanno quello che fanno, fa il suo Signore, ma gli amici sì. Da quando io ho detto: Signore, io voglio farmi il tuo amico. Signore Gesù, io voglio essere il tuo amico. Conosco tanti pastori. E quando parliamo ogni tanto, c'è sempre un grido. Magari non lo dicono, ma c'è sempre un grido dentro dal cuore. E quella parola è: chi mi dà un Jonathan? Chi mi dà un Jonathan? Pastori che siete dall'altra parte, quante volte siete abbattuti? Quante volte volete parlare con un amico? Chi mi diera un Jonathan? È meglio l'amico che mi confronta davanti che quello che l'nemico che mi bacia. Quante volte nell'ambiente politico succede sempre questo? Ho amici politici, ogni tanto parliamo anche con loro. In questi livelli di potere c'è sempre la competenza, l'invidia. Quello è normale in quel campo lì. Quando parliamo, la storia che hubo tra di loro fu di amicizia. La storia ha arrivato a un livello molto grande che una persona può darle a qualcuno di amico. Non rifiutare a nessuno, ma ai tuoi amici.
a tuoi amici, scegli. Ama a tutti, ma a quelli che sono i tuoi amici, amali di più. Perché prima o poi i tuoi amici termineranno influendo de una maniera straordinaria nella tua vita. Chi trova un amico trova un tesoro. Sì che, quindi ho avuto qualcosa di più tra Davide e Jonathan. Un miracolo straordinario che lo Spirito ha fatto. Non invidiare nessuno, non avere invidia di nessuno. Che quello lì porta più unzione dell'altro, non avere invidia da nessuno. Se come le scacchi, che il cavallo si muova come il cavallo, che la regina si muova come la regina, ma impara a muoverti come Dio ti ha fatto muovere. Se sei della lode, loda al Signore. Se sei un evangelista, evangelizza. Se sei un profeta, profetizza, ma non avere invidia da nessuno. Che lo Spirito ritorni su di noi, che lo Spirito ritorni, ci riempia, che possa avere amore, che possa avere fraternità tra di noi. Quante volte sprechiamo il nostro tempo a giudicare le persone senza pensare che il nostro amico ci sta ascoltando, che il nostro amico è con noi, si chiama Gesù. Jonathan va e le racconta tutto a Davide. Jonathan, abbiamo bisogno di un Jonathan che ci fortifichi nella nostra vita. Un Jonathan che quando veda il pericolo ti avverta. Un Jonathan che quando ti vede triste ti dice: amico, io sono qua. Quante volte ci sentiamo soli? So che qualcuno sta sentendo questa parola. Quante volte ci sentiamo soli, ministri, servi di Dio? Magari abbiamo una congregazione, fratelli, sorella, figli spirituali, ma quante volte ci sentiamo soli? Il grido è: chi mi diera un Jonathan? È stato quello che ha fortificato, è stato quello che ha protetto il suo amico, è stato quello che è venuto a coprire a volte quello che succede. E che abbiamo delle persone che ci vogliono bene, non so se ci amano, ma ci vogliono bene. Ma non so, non ti attaccherà mai, non ti confronterà mai, ma quando verrà il pericolo venire sulla tua vita non ti dirà niente. Ma lo Spirito di Dio deve ritornare nella nostra vita. Dio vuole fare qualcosa di straordinario su di noi. Dobbiamo essere quella generazione che ha cominciato a comprendere che il vero messaggio di Dio è portare le buone nuove, è fortificarci uno tra l'altro, edificarci uno tra l'altro e non avere invidia da nessuno. Quanti valerosi sono caduti per non avere nessuno che le copra, per non avere nessuno e le aiuto. Quanti valerosi sono caduti. In miei tempi di servire al Signore ho visto tanti cadere. Io sono andato a parlargli, io fratello, sorella, tieni duro. Perché lo stesso Dio è qui. Lo stesso che ti ha dato la unzione tanto tempo fa è quello che te la ridà. Non l'ho mai giudicato. Non ho mai giudicato le persone, perché quello non è il mio lavoro. Devo vedermi prima i miei errori. Quindi
dobbiamo benedire. Quando tu benedici, Dio ti benedice. Quando tu rialzi, Dio ti rialza. Devi imparare che tutto torna. E tutto quello che tu fai ti ritorna. Si deve innalzare una generazione che non va a competire con nessuno, ma si complementa. Quello che non hai tu ce l'ho io, quello che non ho io alla sorella, al fratello, ma ci aiutiamo uno tra l'altro. Se ti voglio dire la verità, io ho bisogno di te, tu hai bisogno di me, e tu hai bisogno della tua sorella, il tuo fratello, ne abbiamo bisogno entrambi. Siamo una generazione che vuole la presenza di Dio, che amiamo la presenza di Dio. Ma io ho compreso che quando la presenza di Dio discende su un luogo, la prima cosa che porta è pentimento del peccato. Convizioni. Una volta un pastore mi ha detto: ma lo Spirito Santo non parla più, Dio non parla più. Allora dimmi, le ho detto, com'è che il peccatore si pente? Lo Spirito è che gli parla e lo convince, quello dice la parola. La parola di Dio, lo Spirito di Dio, è qua tra di noi. Siamo una generazione differente. Siamo una generazione che ama il peccatore. Dio ama il peccatore. Quello che non gli piace è quello che fa, ma lo ama. Quindi il Signore vuole fare qualcosa. Abbiamo bisogno di un Jonathan. Chi mi dà un Jonathan? La terza cosa che vorrei parlarti è in Ezechiele 3:20. Ezechiele 3:20. Dice la parola: santificate i miei sabati. Scusate, ho sbagliato. Ezechiele 3:20. E quando un giusto si ritrae della sua giustizia e commette iniquità, se io pongo davanti uno qualche occasione di caduta, egli morrà, perché tu non lo avrai avvertito, morrà per il suo peccato. E le sue cose giuste che avrà fatte saranno più ricordate. Ma io domanderò conto dal suo sangue alla tua mano. Però se tu avverti quel giusto perché non pecchi e non pecca, egli certamente vivrà, perché è stato avvertito. E tu avrai salvata la tua anima. Il terzo messaggio che ti vorrei parlare è il silenzio della non confrontazione. Non è l'affanno di condannarti. Non è la intenzione di condannare a nessuno, sino di vederti bene. Perché quando tu dirai qualcosa è per vederlo bene. Quando tu confronti al tuo figlio e gli dici quello che sta facendo è male perché tu lo vuoi vedere bene. Non è il messaggio di dirle tu sei un peccatore, no, quello non è il messaggio. È un messaggio da parte del padre al figlio. È un messaggio di amico, di dirle io voglio vederti bene. Guarda quello che stai facendo, non è giusto. Quello che tu stai facendo, guarda, ti porterà delle conseguenze.
Quindi nessuno me lo dice, magari per timore, magari perché non so, per rispetto, però perché semplicemente non li interesso. Ma io voglio dirti che tu a me sì interessi, tu a me sì mi importi. Io voglio dirti che la tua vita è molto importante. Voglio dirti che tu sei un uomo, una donna di Dio, che Dio ha messo in questo mondo con un proposito e il mio messaggio in questa sera non è giudicare nessuno. È innalzare a quelli che stanno cadendo, è innalzare a quelli che stanno sbagliando e dire c'è una soluzione ancora. C'è un'opportunità ancora, Dio ti ama, Dio ti vuole bene. E vederti felice. E vederti sorridere. E il messaggio che ti voglio dare, quello che tante volte noi non prendiamo l'importanza di innalzare, di correggere con amore alle persone. Come pastori, correggiamo le persone. Guarda quello che stai facendo, fratello, sorella, non davanti a tutti, da soli. Non è il proposito per metterlo al disagio davanti a tutti, no, quello no. È di prenderlo da parte e dire, fratello, guarda che il tuo peccato ti sta allontanando di Dio. È molto pericoloso. È molto. Non lo so, le parole non mi vengono, ma io voglio dirti che la mano del Signore, che Lui ti può fare come l'alfarero, ti può rinnovare ancora. Se sei caduto in peccato, non sentirti male. Se stai facendo le cose sbagliate, non sentirti male. Questo è il tempo di ritornare al Padre. Questo è il tempo di ritornare a Gesù. Questo è il tempo di pentimento di peccati. Questo è il tempo di rialzare la Chiesa, perché la Chiesa siamo noi. Questo è il tempo della presenza di Dio nella nostra vita. Questo è il tempo che Dio vuole innalzare uomini e donne. Questo è il tempo di pentimento. Questo è il tempo che Dio vuole fare qualcosa di straordinario in questa nazione, nel mondo intero. Qualcosa sta succedendo. Qualcosa sta cambiando nel mondo intero. Uomini e donne appassionati per la presenza di Dio. Tu sei parte di quel movimento. Tu sei parte di quello che Dio ha stabilito per questi tempi. Stai peccando, se hai commesso degli errori, non vergognarti e non dire Dio no, non è con me, Dio è con te e ti vuole perdonare. Noi siamo un equipo, noi siamo una squadra che dobbiamo riaggrupparci ancora. E Dio li innalzerà persone, uomini, donne, che servano al Signore con corpo, anima e cuore. Perché se tu non confronti al tuo fratello, se tu non confronti alla tua sorella, tuo amico, soffrirà, perché ogni peccato ha le conseguenze. I nostri errori hanno conseguenze. Se tu non lo confronti, tu lo salverai. Ma se tu non fai niente e dici, non voglio dirgli niente perché non voglio essere quello che
dopo è visto male per tutti. No, no, no. Confrontalo in segreto e difenderlo in pubblico. L'amore del padre mai è vergognare nessuno. Fate specialista in quello che Dio ti ha dato. E Dio farà qualcosa di straordinario nella tua vita. Che quello che canta, cante, che quello che profetizza, profetizza, che quello che loda, lode, che quello che ministra, ministra, ma che tutti possiamo essere uno in Signore. Ti benedico questa sera. Hai ascoltato un messaggio registrato in diretta. Continua a seguirci sui nostri canali social o sul sito www.paroledivita.org.